stata uno dei punti più belli da un punto di vista panoramico di tutto l'Adriatico, e sto contemplando e pensando a quella grande e bella cerimonia che fra poco avverrà qui a Grottammare, la Sacra, 1° luglio, di domenica, 700 anni fa, quindi è un ricordo storico che ci affascina tutti, ci prende tutti, specialmente popolo e anche amministratori, per gli impegni che hanno per far ricordare questa bellissima data. Fra poco si inizierà nello stadio comunale una concelebrazione con l'arcivescovo di Fermo, il nostro vescovo diocesano, e con i parroci, e dinanzi alle tribune dello stadio gremitissime, e quindi con altro popolo che fa da corona qui nel campo, nello stadio. Quindi ci sarà il corteo storico, che sarà aperto dalla processione. Tutte le statue che furono portate una settimana fa nella chiesa di San Martino, statue del paese alto, del vecchio incasato, bellissime, antiche, veneratissime, quelle saranno riportate dopo la sosta di una settimana nella chiesa abbaziale di San Martino, saranno riportate nelle loro naturali sedi e saranno e riprenderanno questo stesso viaggio fatto una settimana fa nel 2001, quando di nuovo il 1° di luglio cadrà di domenica, e quindi avremo un'altra volta la Sagra Giubilare. Quindi avremo, appunto, dopo la processione con le immagini, con le sacre immagini, abbiamo la rievocazione storica, la memoria storica di quello che fu il grande avvenimento del 1175, quando Papa Alessandro III fu costretto da un fortunale, secondo quello che la storia ci dice, si racconta, la tradizione soprattutto ci tramanda, fu costretto a rifugiarsi nel porto di Grottammare e quindi nel convento di San Martino, dove c'erano i benedettini farfensi. Trovò tanta folla, un'accoglienza tale, perché in quei giorni si celebravano le solennità di ringraziamento per il raccolto, per i raccolti in genere, che ammirato, prima di partire per Venezia, dove poi avrebbe incontrato la Lega Lombarda, e Alessandria fu fondata e prese il nome proprio da lui, Alessandro III, lasciò questo grande dono spirituale, la perdonanza, il giubileo, cioè la cosa eccezionale, è un dono che si può acquistare solo durante l'anno santo, durante gli anni santi a Roma, visitando le chiese, ottemperando a certi riti contemplati dal canone liturgico, si può lucrare questa remissione generale, non solo dei peccati, ma anche delle pene ad essi inerenti. Questo corteo storico si aprirà con il cocco, oppure la galea, per ricordare appunto la galea del Papa, seguito poi dai nobili ecclesiastici, dai templari, e poi si aggiunge anche una bellissima cosa, una bella iniziativa che nell'ultima sagra dell'84 fu organizzata. Si aggiungono le categorie di arti e mestieri, e lì abbiamo il gruppo degli agricoltori, il gruppo dei pescatori, il gruppo degli artigiani, il gruppo degli artisti, molto belle, una partecipazione in costume di oltre 150 personaggi, con una ventina di cavalieri e ovviamente di cavalli che fanno veramente scena, fino ad arrivare poi al gonfalone vero e proprio, cioè meglio la bandiera, che è il simbolo della sagra, portato da un giovanetto su un cavallo bianco, un giovanetto vestito di bianco, e che con uno sparatore armato in difesa, perché quella era la bandiera che è il simbolo della sagra, e guai perderlo, quindi c'è la difesa appunto da parte di un personaggio armato.
E quindi poi arrivano i compaloni della sagra, arriva il compalone comunale con tutte le autorità locali, provinciali, regionali, anche nazionali. E così abbiamo questo, questo svolgimento che certamente, oltre a richiamare e a entusiasmare i locali, richiama molto, ma molta gente. Difatti fra poco potremo ammirare e vedere questo grande afflusso, questa marea di popolo per vedere questo avvenimento eccezionale che passa attraverso le vie di Grottammare, debitamente illuminate, debitamente illuminate con luci d'epoca, per risalire poi su al vecchio incasato, questo meraviglioso paese alto, come noi lo chiamiamo, ingastonato su una collina che fa veramente di corona a questo centro turistico molto bello, molto importante, tanto amato e famoso nel mondo. Abbiamo iniziato con il segno della croce ed ora vi rivolgo quel saluto e quell'augurio che il Cristo rivolgeva ai suoi discepoli dopo la sua resurrezione. Ecco, chiediamo insieme perdono al Signore, io e voi, di tutte le dimenticanze che facciamo di Lui come presente in noi e presente nei fratelli.